Sono circa un centinaio gli espositori di prodotti enogastronomici, artigianato, abbigliamento e calzature che animeranno la città di Teramo fino a questa sera per la tradizionale Fiera dell'Epifania, fortemente voluta dall'amministrazione comunale che non ha voluto privare i cittadini e i commercianti stessi di questo appuntamento. Un evento reso possibile grazie all'adozione di alcune regole come l'utilizzo obbligatorio delle FFP2, la presenza di pattuglie che vigileranno per evitare assembramenti e il divieto fino al 9 gennaio di somministrazione al banco e il consumo di cibi e bevande negli spazi pubblici. L'obiettivo è quello di consentire di godere di un momento di svago e opportunità economica per un settore tra i più penalizzati. Teramo è l'unica città che nel corso di questa settimana, anche per questo ultimo scorcio di festività natalizia, ha previsto delle misure restrittive per gli assembramenti. Abbiamo previsto il divieto di consumo al bancone, all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e il divieto di consumo di alimenti e bevande su spazi pubblici. Gli unici aspetti che generano e determinano appunto un rischio di assembramento. Teramo è l'unica città che ha adottato un'ordinanza di questo genere, prevedendo per quanto riguarda la fiera, che è di fatto un mercato più piccolo rispetto a quello previsto anche in altre città, e per il mercato stesso delle misure ulteriormente restrittive, in particolare l'utilizzo della mascherina FFP2 e ovviamente tutta una serie di obblighi a carico di chi svolge la fiera. Questa è la previsione. Teramo è l'unica città che ha emanato ordinanze restrittive in questa fase storica. È chiaro che dobbiamo assolutamente tutti, come stiamo ripetendo da tempo, rispettare le regole e sentire il senso di responsabilità del momento e del tempo che stiamo vivendo, in una fase nella quale il governo sta restringendo le misure a livello nazionale. Lo stesso presidente Marsiglio ieri ha annunciato l'imminente passaggio della regione Abruzzo in zona gialla. Ecco, quindi il momento che stiamo vivendo è un momento complesso, difficile, ma il vero obiettivo che dobbiamo porci è l'obbligo di vaccinazione, cioè vaccinarci assolutamente tutti, e questo dobbiamo ribadirlo. L'unica strada che abbiamo per l'uscita dall'emergenza pandemica è il vaccino.